Via della Valle, Faenza. Ecco, come vedete, questa è zona rossa, non si può entrare in questa strada. C'è l'unica persona che Faenza ha perso, Giordano, 79 anni, abitava proprio qui. Mi viene da piangere, quindi pensando lui morto, chissà cosa avrà provato in quel momento di voler salvare qualche cosa a cui teneva. Signore, un bel signore con i suoi capelli bianchi, alto, magro, che ha parlato con noi tutto il pomeriggio, gironzolando nella strada, a mo' di consolazione reciproca. Forse non ci accade nulla. Qui invece è stata una cosa devastante. L'acqua saliva più o meno 20 centimetri ogni 3-4 minuti, quindi chi era qui è rimasto qui. Le nostre case sono state invase dall'acqua con una furia impressionante. Tre quarti d'ora hanno portato l'acqua, piano terra, primo piano, secondo piano dove io abito. Noi siamo evacuati quando abbiamo visto l'acqua che entrava in cantina con quella velocità. Quindi i signori qui di Faenza Spurghi che gli dicevano: guardate, vieni via con me, vieni via con me. Lui: no, adesso ritorno, prendo due panni. Non aveva voluto andare, forse perché nessuno di noi credeva a una devastazione di questo tipo. Io mi sono salvata dal lucernario della mia soffitta con l'intervento dell'elicottero. Ho guardato la finestra della sua stanza. Di Giordano. Proprio mi sono girata verso di lui, ho visto la finestra aperta con le tendine che sventolavano e mi sono detta: dai, forse il signor Giordano è andato via, è andato presso qualcuno. E che vuole che io mi immagini che al mattino lo ritrovano nel cortile? Lui è salito al primo piano, l'acqua gli è salita fin sopra le finestre, quando ha visto che faceva la fine del topo si è tuffato dal terrazzo. Non so se qualcuno dei loro figli mi vedrà, ma li voglio salutare perché hanno un carissimo babbo, hanno avuto. Vorremmo partecipare anche noi al dolore della famiglia, portare un fiore.